E benvenuti a tutti alla diretta di 16 marzo 2021. Buonasera a tutti. Come avete visto, ho accorciato la sigla in 30 secondi per ricordarvi l'evento del 31 di marzo, ore 20, il codice del credito. Mi raccomando, prenotatevi per chi non l'ha ancora fatto, perché i posti, purtroppo, anche se siamo tecnologici, iniziano a scarseggiare. Quindi sicuramente il nostro direttore commerciale a breve metterà il link cliccabile per poter riservare il posto in prima fila ed avere in omaggio il libro Il codice del credito, in uscita il 23 di marzo su tutte le librerie, edito da Rizzoli. Ciao Christian, benvenuto. La diretta di oggi la facciamo con un amico che è il precursore italiano come possiamo dire, dell'azienda liquida, del business liquido. Tanti lo conoscono come l'inventore del Liquid Business Formula, ma è autore bestseller di ormai svariati libri. Io penso più di 10 libri sul tema dell'imprenditoria, dello startup, del mindset aziendale. Vedo che si è collegato, andiamo subito a bomba, le presentazioni le facciamo dopo, anche perché ormai la persona è conosciutissima. Ladies and gentlemen, Lorenzo Ait. Buongiorno Lorenzo, come va? Ciao a tutti, buonasera, ciao ragazzi, ciao Giordano. Come stai Lorenzo? Ma ti dirò, liquido, molto molto bene. È un mondo strano, guarda, questo che si è evoluto, che tu per un sacco di tempo hai raccontato al mondo che bisognava fare delle cose che erano importanti, poi a un certo punto sono diventate urgenti per tutti quanti e non sappiamo più a chi dare i resti. Diciamo che sei stato un precursore e la situazione ha confermato un po' tutto quello che te dicevi negli ultimi 10 anni, poi fondamentalmente, perché hai iniziato a parlare di business liquido se non 10, 8 anni fa. Beh, diciamo che ho iniziato, sì, l'ho codificato bene leggendo poi Bauman, le sue definizioni, però direi di sì, ma siamo, vedi, ormai non è più questione di parlare o meno di business liquido, ormai il business è liquido, punto. Poi che tu sappia la differenza, lo capisca, ti faccio questa grande distinzione, no? Che poi è del mio ultimo libro, si apre proprio con questa definizione. Cos'è liquido? Liquido è quando tu agisci sul digitale, quindi a livello digitale e a livello fisico, contemporaneamente, senza renderti conto più della differenza. Cioè, quando io sto seduto con te, a un certo punto mi suona l'orologio che mi dice alzati in piedi perché è un po' troppo che stai fermo. Io in quel momento sto mandando dei dati a un software che calcola delle cose, ma in realtà sto facendo una cosa normale, cioè io sono seduto e sto contemporaneamente comunicando su due livelli. Io che sto facendo questo discorso con te, mentre mi ascolta l'intelligenza artificiale silenziosa di casa mia, ma che nel mentre cercherà il tuo libro, probabilmente me lo farà apparire sulle prossime pagine di ricerca. Noi ormai abbiamo perso il contatto con questi due mondi, fisico, diciamo, analogico e digitale. E viviamo contemporaneamente in un ibrido che è appunto il mondo liquido. Quindi quando uno dice l'azienda liquida, l'azienda, la mia azienda non è digitale, non la mia azienda è fisica, la tua azienda è liquida, appunto, perché il business liquido, questo che diceva il titolo del mio scorso libro, è che il business liquido non è una scelta, cioè non è che tu lo decidi. A un certo punto o sei liquido o non lo sei, ma così come o avevi, cioè una volta potevi scegliere se avere o no il telefonino. Poi, punto, Certo, cioè, se non ce l'hai, sei tagliato fuori. sei Oggi non fuori. hai più il telefonino, è lo smartphone, ma non è che lo decidi tu. È la tecnologia che è un cavallo di Troia che cambia le tue abitudini senza chiedertelo, cambia i tuoi comportamenti senza chiedertelo. E questo riguarda anche te, perché Lo il so, modo in cui io purtroppo. chiedo i soldi in banca non sono più, sono legati a una tecnologia nuova. Ma infatti, Lorenzo, i soldi in banca si chiama liquidità, quindi un senso ci sta anche dire, un senso ce l'avrà. Salutiamo anche il nostro caro amico Fabrizio Olla che si è collegato. Ciao Fabrizio, un po' di Maurizio, persone ciao vedo coach. che ci seguono, ci stanno collegando. Bene, ben trovati a tutti. Cerchiamo con Lorenzo di ripercorrere un po' il business liquido, che non è più una volontà, ma è un'esigenza, perché
mentre vedo che non so se Lorenzo sia. E ti sei frizzato? O sono io? Lorenzo, mi senti? Tu mi senti? Ora sì, non Ma so cosa che sia successo, c'è stato un blackout totale, spero che le persone siano collegate, dateci un feedback. Sì, hanno non chiuso sentiamo niente, ma le. Lorenzo sì. Ok, penso che dovremmo essere ricollegati, dateci un feedback. Giordano si è inchiodato, Giordano frizzato. Viva la società liquida, ok, dai, diciamo che Giordano frizzato vuol dire che ero solo io, ok. Allora, Lorenzo, ripercorriamo intanto business liquido, ma l'ultimo tuo libro, La Nazione liquida, quindi ormai non è più Manco un farlo business. apposta, vedi? L'avevo preparato apposta, vedi? La nazione liquida, eccolo. Sì. La Nazione liquida. La Nazione liquida perché ormai non è più un business, è proprio una attualità, un'esigenza delle persone di qualsiasi tipologia di business, oppure ci sono ancora alcuni business che non possono essere considerati digitali barra liquidi. Quindi Allora, la nazione liquida perché, se tu ci pensi, una serie, queste tecnologie che sono guidate da multinazionali, e di fatto anche quella che stiamo utilizzando adesso, no? StreamYard, è una tecnologia che fino a 10 anni fa era impensabile. Cioè noi dovevamo parlare velocemente per fare le interurbane quando eravamo piccoli, oggi siamo appunto in videoconferenza, ci condividiamo i documenti, siamo con altre persone. Il discorso è che queste possibilità aprono, queste tecnologie sempre più accessibili, aprono una serie di possibilità, di consuetudini, di pratiche che hanno creato le loro leggi, non scritte, a volte semplicemente delle consuetudini, però queste tecnologie che viaggiano sopra gli stati hanno creato una sorta di sovrastato. Per cui oggi, ad esempio, sono a Palermo, ma posso fare business con i miei uffici a Londra e di fatto fai dumping al contrario. Quindi io me ne vado al mare, però guadagno in sterline, però il costo della vita che ho qui, però. E questa cosa qui ha creato, non so, di ritorno di chi gli emigranti di ritorno, no? Che ritornano a lavorare nella loro regione dove stanno meglio, ma con i Vero. lavori in smart working. E tutte queste pratiche insieme sono diventate una sorta di codice non scritto, a volte regolamentato, a volte no, pensa al Bitcoin, e di fatto è come se una nazione liquida governasse e ti permettesse anche di aggirare a volte le leggi delle nazioni, a volte semplicemente di volare più alto, di creare nuovi business, di nu creare nuove attività. E questa cosa è da un lato molto spaventosa, se ci pensi, nel senso che è un po' un far west, dall'altra è il bello della libertà, è bello cioè è eccitante. E quindi è una nazione liquida. E tu mi dirai, beh, ma non esiste realmente. Certo che non esiste così come non esiste Facebook, che però ha impatto sulla tua vita molto più dell'associazione cittadina che esiste. E allo stesso modo dice, non esiste come non esistono i confini. Non è che se tu vai al confine tra l'Italia e la Francia vedi qualcosa. Sì, magari Una linea. vedrai il confine, ma non è, cioè vedrai la dogana, ma non vedi un confine Come non reale. esiste il Bitcoin? Come non esiste il Non esiste il Bitcoin? Bitcoin, però esiste, ecco, questo è il punto. Non esiste dal punto in cui influenza la tua vita. E quindi queste pratiche in realtà sono assimilabili a una sorta di sovrastato che noi tutti abitiamo come turisti.
Per avere la carta di cittadinanza devi imparare le regole e guadagnarti la tua cittadinanza all'interno della società liquida. Le regole sue, e lo vediamo proprio in questo periodo, per esempio, una delle regole della società liquida è che la verità non conta più. Non è più la verità nella notizia giornalistica, per esempio, non è più la verifica delle fonti, non è più il fatto di fare debunking su una bufala, è la diffusione di una notizia che conta molto di più della sua veridicità. Tu sei un ottimo divulgatore sui tuoi temi, quindi sulla finanza aziendale, sul credito bancario, ma se un altro divulgatore dicesse falsità, ma le dicesse con la capacità di diffondere quella notizia più di te, allora improvvisamente quella notizia avrebbe molta più rilevanza. Perché? Perché una delle leggi non scritte della società liquida è che siccome smentire i fatti, fare debunking è molto molto più lento rispetto a creare nuove notizie e diffonderle, perché uno squilibrio che si è creato grazie a queste tecnologie è il fatto che diffondere una notizia è immensamente più facile rispetto a 10 anni fa, allora la verifica delle fonti non è più un tema importante, e te ne accorgi, sai su cosa? Sulle bufole ricorrenti, che oggi viene smentita, poi dopo 2 mesi rinasce, poi appare da un'altra parte, poi viene utilizzata in un altro contesto. La teorizzò Richard Dawkins nel Il gene egoista, quando disse: occhio, che dobbiamo passare dalla genetica alla memetica. E il termine meme viene da lì, da quel suo saggio. La memetica è un'idea che sopravvive e a un certo punto vive di natura propria, e questo lo vedi anche, per esempio, con il tempo. È scomparso il tempo nella nazione liquida, nella società liquida, e questo discorso che stiamo facendo rimarrà perché rimane in registrazione. Noi adesso stiamo parlando in diretta, ma in realtà continua a restare, e è un discorso partecipato, perché la persona che oggi commenta poi commenterà un'altra, tra 2 mesi commenterà, tra 6 mesi ci sarà un altro che riparlerà e ritornerà a vivere questa discussione. E Attila e Hitler, nella società liquida, nella nazione liquida, vivono allo stesso periodo. È scomparso il tempo. Lorenzo, sei andato fortissimo e mentre andavi fortissimo vedevo anche che il nostro caro amico in comune, nonché il direttore operativo di Soluzione Founding, Emiliano Patalacci, ci ricordava e mi ricordava del link cliccabile, quindi nei commenti trovate il link cliccabile per l'evento del 31 di marzo, il codice del credito Virtual Event, che è l'evento del credito a livello nazionale. Ovviamente non abbiamo fatto un tour in stile soluzione tasse, ma abbiamo fatto un virtual event per dare la possibilità a tutti gli imprenditori italiani di capire realmente cosa fare in questo momento così straordinario e come ottenere credito per aiutare la propria azienda ad investire correttamente. Il link Ecco, mi è faccio una questo. domanda su questo evento, me la faccio da solo e mi do una Vai. risposta da solo. Ecco, Lorenzo, che cosa vuol dire che l'AI sostituirà l'IPPO? Ottima domanda, grazie, grazie Giordano. Allora, siccome io sono, aspetta, io prevengo e sono molto attento, la scrivo È anche. fantastico. Ok, allora, che cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituirà l'IPPO? Significa questo: IPPO è un acronimo, vuol dire la persona più pagata nella stanza, e di solito in realtà non è la persona più pagata, è l'opinione della persona, perché l'ultima O vuol dire opinion, no, l'opinione della persona più pagata nella stanza. Cioè, solitamente quando ci sono meeting aziendali, quando ci sono riunioni di lavoro, quando si discute su un punto in azienda, c'è un'opinione che pesa più di tutte, che è l'opinione della persona più pagata nella stanza, che solitamente è il direttore, è il manager, è il CEO, è la persona da cui dipendono tutti, è quella che coordina il team. Solitamente è così. Oggi viene sostituita questa opinione, ed è uno dei problemi dei manager, perché i manager nella nazione liquida si devono reinventare, il lavoro che cambia più di tutti, dall'intelligenza artificiale. E questa cosa, per chi non lavora in azienda, in realtà la palpiamo proprio sul la tocchiamo tutti i giorni sul lavoro di Giordano, ovvero è cambiato il modo con cui io parlo col direttore di banca. Una volta consiglio era: fatti amico il direttore della banca, costruisci una relazione col direttore della tua banca, fagli anche capire cosa fai, fallo appassionare al tuo lavoro, crea rapporto umano. E sono tutti, attenzione, sono tutti consigli validissimi. Creati anche una storicità, sì,
tutto validissimo, però esatto, crea il tuo credit book, come insegna Giordano da anni, sì, vero, tutto valido, però oggi l'opinione della persona più pagata nella stanza, cioè quella del direttore della banca, se siete tu, certo, e certo, il tuo direttore, viene sostituita dall'intelligenza artificiale, nello specifico dal credit score della tua posizione bancaria, ovvero il direttore vuole aiutarti, vuole concederti quel finanziamento, vuole, si è appassionato al tuo business plan, dopodiché digita il tuo nome, esce fuori un codice e quel codice dice al direttore quanto potere ha di firma sul credito da poterti concedere. Quindi non è più la sua opinione che conta, è l'opinione dell'intelligenza artificiale. Purtroppo, come facciamo ad alzarlo? Allora, come facciamo ad alzarlo? Allora, si può alzare, intanto si può alzare, la risposta è sì, se sai come fare, ovviamente, e siccome vogliamo renderlo fruibile a tutti, perché le dinamiche del credito stanno cambiando velocemente, e se non colmiamo quel gap tra l'evoluzione e lo status quo aziendale oggi, i problemi possono essere molto molto importanti per le aziende italiane. Quindi ecco perché noi abbiamo fatto l'evento Il Codice del Credito, ho scritto un libro a quattro mani con Gianluca e ovviamente anche Lorenzo ha dato la sua revisione e il suo punto di vista su tutta la stesura del libro, perché ci siamo resi conto che vogliamo colmare ed aiutare gli imprenditori italiani a colmare questo gap. Ecco perché nasce l'evento Il Codice del Credito. Ed è un libro, quindi uno si guarda l'evento, che è gratuito, riceve a casa il libro omaggio, ovvero il libro è omaggio e gratuito, l'evento una piccola quota per entrare, così qualcuno si responsabilizza anche per quello che viene a fare, quindi sarà più attento, dove c'è la prima parte del contesto, la seconda parte di testimonianza reale che esistono, di persone che hanno ottenuto più soldi e le migliori condizioni seguendo il codice del credito, tutti gli step, quindi sarà un evento sicuramente sicuramente interessante. Il credit score si può migliorare? Sì, se sai come fare, è sempre così. Purtroppo ci sta sempre quella formulina magica. E lo scoprirai alla serata, il codice del credito. Perfetto. Che Emiliano ci ricorda in 1, 2, 3, 4, 5 post che il link è cliccabile e potete prenotare. Fate bene, Emiliano. Condivido il tuo pensiero, Lorenzo. Quale Graziana, riferito all'esigenza di aggiornare la propria attività o di subire l'aggiornamento, perché un po' è questo, no Lorenzo? O ti aggiorni, quindi sei proattivo, o ti devi aggiornare se sei reattivo. Dalla tua esperienza... questa è proprio la curva di Rogers, no? Se ci pensi, noi l'abbiamo vissuta, chi c'ha un po' più i capelli bianchi come me, chi c'ha ancora i capelli peraltro come me, mi verrebbe da dire, visto che siamo in confidenza, ma la curva di Rogers, facciamo l'esempio sul telefonino, no? C'erano all'epoca gli stoici che non volevano cambiare telefonino, ci sono gli adattatori precoci, quelli che appena nasce il telefonino subito lo comprano, e anche che non avevano nessuno da chiamare, dopodiché la maggioranza tardiva, la maggioranza precoce, la maggioranza tardiva, e poi ci sono gli ultimi che si adattano, quelli devono giocare alla rincorsa con le tecnologie, purtroppo è così. Con una piccola differenza, che nella società liquida, nella nazione liquida, le nuove tecnologie, noi non siamo abituati alla velocità con cui cambiano. Cioè prima ci voleva mezzo secolo più o meno per una tecnologia per imporsi. Oggi io non me le ricordo neanche quante tecnologie hanno cambiato completamente le abitudini a livello globale da quando ho 20 anni, cioè nasce il telefonino, lo smartphone, internet, le app, i bitcoin, l'intelligenza artificiale, cioè mille cose che hanno un impatto incredibile. Gente che ha visto per la prima volta il treno ha commentato: non andrà mai veloce come il cavallo, ed è morta pensando quella cosa lì, perché il treno ci ha messo 50 anni a diventare veloce quanto il cavallo. Oggi tu guardi un telefonino e dici: che cosa se ne farà mai la gente, o non andrò mai su Facebook, e dopo un po' se non ci vai sei morto, sei tagliato fuori, sei finito.
Cioè, pensa al fatto che tu hai dimenticato quando ti arrivava a casa tutto città e non è che hai scelto te di non usarlo più, hanno creato il L'elenco. telefono e sei diventato dipendente da quella roba là. Tu non ti ricordi più i numeri a memoria perché hai la rubrica qua dentro ed è tutto così. Allora, la tecnologia è qualcosa che noi dobbiamo capire e dobbiamo un po' capire anche come funziona, perché c'è tutta una fantascienza meravigliosa che vi... Ecco, più che leggervi l'ennesimo manuale scritto sempre uguale, leggetevi anche i classici della fantascienza e scoprite perché ci fa paura, ad esempio, l'idea dell'intelligenza artificiale. Ci fa paura per un motivo molto semplice. Immagina, te lo spiego con questa metafora, che a me ha sempre affascinato. Cioè, immagina le tesserine del domino, tu stai lì e sistemi tutte quante le tesserine del domino una dopo l'altra, fai un bel disegno, poi tiri la prima e vedi tutte le tesserine che iniziano a cadere una dopo l'altra e godi in quel momento, godi perché non si fermano mai, sei contento, hai un po' paura che si fermi, no? Ma sei contento che non si ferma, arriva fino alla fine e poi immagina che queste tesserine del domino continuano a cadere, ma non le hai messe te. Non hai idea di chi le abbia messe e continua all'infinito e un po' hai paura perché hai perso il controllo, dici chi ce le ha messe quelle tesserine del domino? Ecco, l'intelligenza artificiale così si riprogramma da sola, va avanti da sola, tu imposti dei business che continuano da soli, tu imposti dei calcoli che continuano da soli, a noi fa paura quella perdita di controllo. Dobbiamo abituarci a, da un lato, perdere il controllo, dall'altra, capire che i dati oggi non basta soltanto averli, oggi sì, abbiamo moltissimi dati, la vera capacità del manager oggi è saperli leggere. E guarda, sembra un discorso filosofico, ma oggi ho scritto un post, no, sul discorso del vaccino AstraZeneca. E noi non leggiamo i dati per come sono, li leggiamo per come siamo. Allora, la mia battuta era la seguente: chi guarda, chi è magari chi non si fida della scienza, guarda questo fatto e dice: vedi, hanno bloccato il vaccino, vuol dire che non sono sicuri. Chi si fida della scienza guarda questo fatto dicendo: vedi che quando un vaccino è pericoloso lo bloccano, allora i vaccini sono sicuri. E poi c'è quello che investe e dice: porca miseria, potevo comprare più azioni Pfizer perché hanno bloccato il vaccino di quell'altra casa farmaceutica. E in realtà, a seconda di come leggi il dato, fai cose differenti, sei una persona differente. Mi ricorda un po' quella storia bella della Seconda Guerra Mondiale, sai, dovevano rinforzare gli aerei. E uno studio spiegava dove gli Bellissimo. aerei erano stati forati, studiando gli aerei che però erano riusciti a tornare alla base. Rinforzarono le altre parti, quelle senza i fori di proiettili, perché il ragionamento è stato controintuitivo: rafforziamo quelle parti ipotizzando che gli aerei che hanno subito il colpo, quindi la rottura, la ferita, il foro in quelle parti lì non sono riusciti a tornare e hanno avuto ragione. Però il dato è a disposizione di tutti, è come lo usi la differenza. E Oggi è purtroppo usare i dati. non è automatico, anche perché siamo stati Siamo stati abituati a abituati ragionare totalmente in maniera diversa, anche dal punto di vista scolastico. a fare i calcoli noi, quindi a prenderci il merito della fatica del calcolo, che per carità è una cosa buona quando studi matematica, diciamo quando studi aritmetica. Il punto è che noi dobbiamo riuscire a lavorare in simbiosi con queste intelligenze artificiali. Cioè, il frullatore deve frullare quello che dico io e poi io fare lo chef e capire quali sono gli ingredienti, cosa metterci. Cioè, devo dire io alla pistola dove sparare. Il punto è, dobbiamo riuscire a lavorare insieme a questi calcolatori, perché altrimenti perdiamo il nostro valore aggiunto. Il nostro valore aggiunto è farci la domanda giusta, è prendere i dati e seguirli in maniera controintuitiva, altrimenti verrai sostituito dalle intelligenze artificiali. Se non ci metti, cioè paradossalmente, quello che veramente aiuta è il fatto che Lorenzo, siano diventate quanto così tanto intelligenti. E l'unica cosa che non possono replicare è il nostro pensiero controintuitivo. Cosa consigli a un imprenditore oggi, Lorenzo, che vuole iniziare a migliorare il proprio business adattandolo alle nuove dinamiche? Da dove lo faresti partire? Da una Come domanda chiave, o meglio, da una domanda chiave, da una considerazione chiave. Nella società liquida, nella nazione liquida, il business per funzionare deve essere cooperativo, non competitivo. Ma non è un discorso buonista, perché essendo cooperativi
puoi schiavizzare mezzo mondo, con la cooperazione. Certo. Il discorso è che devi essere funzionale a tutti gli altri. Cioè devi creare un business che funzioni per tutti. L'esempio sei tu, no? Tu con Soluzione Founding o in generale con i tuoi servizi, tu aiuti tutti gli aiuti le banche, ma aiuti anche tutta la piccola e media impresa a finanziarsi e quindi riesci, non è una grande scoperta, nel senso già Ford diceva, se riesci a far ottenere alle persone quello che vuoi è la strada per diventare ricco, ma ancora di più oggi se riesci a creare dei business dove i tuoi competitor diventano tuoi partner. Cioè riuscire ad essere cooperativo con gli altri, riuscire a creare delle dinamiche virtuose. E attenzione, se non fai questo muori, non è che se fai questo vivi. Se non fai questo è finita, perché non hai gli strumenti per competere, semplicemente perché vieni schiacciato dai grandi colossi. Cioè qual è l'alternativa? Essere contro Amazon? Muori. È impossibile. Muori. Allora devi essere cooperativo e devi esserlo con i tuoi competitor, possibilmente scegliendo di competitor abbastanza lontani, non necessariamente geograficamente, magari lontani di aree di business, per poter condividere i clienti e coprire più zone, anche geograficamente, perché no? Nel senso che quel pensiero che si diceva agli inizi degli anni 2000, quella frase pensa globale, agisci locale, oggi è fattibile. Cioè oggi l'unico che può competere con Amazon è il negoziante sotto casa, mi conosce da 20 anni e mi può far arrivare la stessa identica merce in 20 minuti invece che in 2 giorni, perché lo scarto è quello, è 2 giorni, è il giorno stesso. Quindi il punto è, oggi lo puoi fare, domanda cosa aspetti a farlo, perché altrimenti sei morto. Invece paradossalmente il business diventa competitivo, no? Il negoziante che fa, siccome tu ordini su Amazon, allora a meno soldi, prende il commesso meno esperto, lo forma di meno, investe di meno, ti dà un servizio più scadente e non ti dà più neanche quel valore aggiunto. E quindi è veramente difficile oggi andare in competizione con le grandi big. Amazon dal punto di vista del commercio in generale ha fatto scuola, perché praticamente sta surclassando tutti i settori, quindi anzi ti dice, se vuoi vendere i tuoi servizi devi entrare nel mio network, quindi lui lo fa il business cooperativo. Lui lo fa, ma allora Amazon è l'esempio di azienda liquida per eccellenza, non perché non abbia costi fissi, ma perché è l'azienda per eccellenza, ce ne sono altri esempi straordinari, dove il modello di business conta più del core business. O meglio, dove il modello di business è il core business. Mi spiego. Amazon non vende niente. Amazon fa logistica. E oggi la vera sfida è sulla logistica, sul permettere agli altri di fare quello che vogliono fare. Ma vale su questo, vale sulla consulenza. Pensa al gruppo di cui tu, Emiliano, io facciamo parte. Cioè è un gruppo che si basa sul creare dinamiche all'interno delle quali tutti possano svolgere la loro funzione. Ed è questo il vantaggio competitivo oggi, essere cooperativi in questo senso. Tu non devi più sobbarcarti di costi, sobbarcarti di struttura, sobbarcarti, non è più il know-how neanche la cosa importante oggi. Oggi è la capacità di permettere un execution semplice a chi può cooperare con te, anche ai tuoi competitor. Questo è importante. E purtroppo non viene insegnato, quindi o lo subisci da questo punto di vista o inizi ad attivarti per capire cosa stiamo dicendo, perché nei business tanti dicono ma il mio business non può essere digitalizzato, il mio business, questo non vale per il mio business perché io ho i miei clienti locali, no? Io tuttora sento dire questo, nel mio settore tuttora sento no, ma io vado in banca perché ho l'amico nella filiale X. Non si rende conto che nel breve periodo la filiale non ci sarà più, e il suo amico lavorerà molto probabilmente da casa, perché comunque se lavorerà, perché potrebbe anche essere sostituito da altri, quindi si troverà ad affrontare delle dinamiche totalmente diverse. E cosa farà? Avrà bisogno sicuramente di apprendere nuove conoscenze per arrivare al solito obiettivo. E se però le combatte, da questo punto di vista, credito non ne ha dal punto di vista bancario, ma anche il proprio business avrà sicuramente un deficit
molto importante da colmare in futuro. Guarda, Se ti ci. dico la sfida che abbiamo noi, no, io e te intendo proprio, cioè Lorenzo e Giordano, non chi ci Giordano. ascolta, è che non è più una questione di divulgazione, cioè noi possiamo stare qui e spiegarlo bene, ma la verità è che mi scordo sempre ultimamente come si chiama il padre della controcultura digitale che disse questa cosa, ma mi verrà in mente, che tu puoi provare a cambiare la testa delle persone, ma perdi soltanto tempo, tu gli devi dare una tecnologia e quella cambierà le abitudini delle persone. Ed è in realtà esattamente quello che dobbiamo fare noi. Cioè, ti faccio un esempio. Il mio business non può essere digitalizzato. Sì, ok, va bene, non parliamo del tuo business, non parliamo di quello che ami, non parliamo di quello per cui ti svegli, non parliamo del tuo ikigai, ok? Parliamo dell'enorme rottura di scatole della burocrazia. Ecco, non vorresti che quella venisse digitalizzata, automatizzata? Cioè, le 180 ore in più che investe un imprenditore italiano a occuparsi di cose a bassissimo valore aggiunto, che sono in realtà fare il passacarte telematico, non vorresti un'intelligenza artificiale che lo fa per te e tu ti occupi di altro? Sì, ecco, allora il tuo business può essere digitalizzato. Cioè, non è necessariamente fai il funnel online, trovati i clienti online come segna di Certo. Google Marketing. Non è questo. E ci sono una miriade di servizi, ma anche banalmente il conto economico che si compila da solo, il previsionale che si compila da solo, gli scostamenti che si compilano da soli, un software che ti dice guarda che c'è quella fattura che è scoperta, c'è quella cosa. Cioè, ci sono una miriade di servizi che oggi tu puoi appaltare a qualcuno che non è un essere umano, è una macchina ed è più intelligente di te nel fare quelle cose là. La mia calcolatrice è più veloce di me nel calcolo, va bene, posso accettarlo e non voglio neanche perderci tempo io. Il tuo business non può essere digitalizzato. Allora dico una parolaccia, le rotture di palle possono essere digitalizzate tu, Bella. anche nel business che ami. Parti da quello, poi ti accorgerai che fai quello e poi scopri che digitalizzare o rendere liquido o creare un automatismo è quello che faceva anche Caravaggio quando prendeva le pale, gli dava 600 scudi e gli diceva: mi imbianchi quella parete che poi vengo a fare un capolavoro. Ma se lo faceva lui, lo potrai fare tu di appaltare le cose noiose, È di vero. procedurizzare qualcosa del tuo lavoro? Tu guardi il Narciso di Caravaggio, un quadro straordinario. L'ha dipinto Caravaggio, sapeva dipingere, aveva talento. Lo guardi a raggi X e si vede l'esagono, che è la procedura che gli insegnava Simone da Petersano nella bottega da pittore quando lui ha imparato a fare una figura che si specchia nell'acqua. Se la usava Caravaggio, una procedura per facilitarsi il lavoro, ma la vuoi usare te su una cosa di cui non te ne frega niente, tipo la contabilità? Questo hai, io penso che le persone che sono collegate, oltre a rimanere, non provano nemmeno a scrivere qualche domanda perché hanno paura di quello che si può aprire. Quindi, invece no, proprio se avete delle domande, anche pratiche, del vostro business, su come prendere spunti per migliorare l'aspetto del vostro business, avere nuova liquidità, fare degli investimenti, contestualizzare anche la possibilità di evolvere il vostro business. La domanda la potete scrivere e noi vi rispondiamo. Lorenzo, sotto Guarda, è questo punto di vista. divertente, è collegato Alessandro Boe, lo conosco, Alessandro Boe, loro sono dei casari, fanno del formaggio straordinario, quindi non ti sto dicendo un business digitale. Eccolo Ciao qua. Ale, ti sto dicendo, sono sardi, fanno questi formaggi eccezionali e lui ha un bellissimo progetto che si chiama Casari Studiati, IO, che è proprio questo, cioè digitalizzare, cioè è partire da una cosa storica che è il loro caseificio di famiglia, ma siccome conoscono queste dinamiche, sono studiati, tra virgolette, loro avranno le pecore in cloud. Cioè, tu ti prendi il formaggio e sull'etichetta del formaggio c'è il QR code, lo inquadri, ti fa vedere la pecora al pascolo. Sai quale pecora ha fatto quel formaggio là? Cioè, è una cosa Bellissimo. straordinaria. Tu immagina che c'hai il tagliere di formaggi con non soltanto che tipo di formaggio stai mangiando con l'etichetta, ma proprio con quale pecora ha fatto quel formaggio. Ora, sta roba qui è fantascienza, ma è fantascienza che non è più fantascienza, è reale. In realtà, complimenti Alessandro, quindi bell'idea, interessante. Hai detto una parola che a me mi è suonata molto familiare, QR code, ok? Quindi io Grazie.
Io quando sento parlare di QR code, ho come un sussulto al mio cuore e mi viene in mente il QR credit. Cos'è il QR credit? È l'evoluzione del QR code nel mondo bancario, che è quello che ovviamente presenteremo all'evento del 31. Il QR credit lo inquadri, inserisci la tua partita IVA della tua azienda e tac, capisci qual è il tuo credit score, ovvero la tua capacità di contrarre finanziamenti per investire nella tua azienda Ma che il figata. 31 di marzo. Quindi su QR code l'abbiamo spoilerata questa perché fino al 31 non la dovevamo dire, però è stato più forte di me. Spero che il dottor Massini non sia collegato, se no poi mi bacchetta le mani e mi dice: stai spoilerando tutto quello che succederà il 31. Guarda, te ne Bene. dico un'altra su questa cosa delle aziende. Guarda, mi hai stimolato. La mia azienda non può essere liquida. Va bene, ok. Allora, lascia perdere il liquido. Tu ce l'hai un commercialista? No, sì, ce l'avrai. Se c'è un'azienda, c'è un commercialista. Ci avrai anche un avvocato di riferimento? Sì, ce l'avrai. C'è un CFO? Probabilmente no, perché non sei abbastanza strutturato per averlo, altrimenti non avresti una testa che mi risponde che tu non puoi essere liquido. Ma tu ce l'hai un credit manager? Così ti lancio un altro gancio. Che cos'è un credit manager? Credit manager è semplicemente un esperto verticale sul finanziamento e sul credito che ti fa tutta una serie di servizi di cui tu avresti bisogno, ma che non fai perché se pensi che fare che occuparti dell'azienda sia fare il tuo lavoro e non il lavoro di Certo. imprenditore, e per esempio scansiona tutti i bandi, tutti i finanziamenti, tutte le occasioni di credito, ti vede tutti i costi bancari, te li abbatte, ti fa la situazione, il business plan dal punto di vista bancario, te lo aggiorna ogni trimestre. Questo lavoro qua, mi stai dicendo che siccome è un business tradizionale non ti serve? Non ti servono i soldi dell'Europa, non ti serve la finanza agevolata, non ti serve il credito bancario perché c'hai un business tradizionale? Non ci credo. Semplicemente tu non hai la minima idea che oggi esiste una professione che si chiama credit manager perché nella società liquida esiste anche il credit manager e però non te l'ha spiegato nessuno perché il tuo business non può diventare liquido. Ecco, credit manager, per esempio, è Questo una bull. Che cos'è una bull? È una business unit liquida che è esattamente come scalano oggi le aziende liquide. Cioè, un'azienda liquida che cos'è oggi? È sostituire costi che normalmente avresti fissi con sì. servizi migliori e costi liquidi. Quindi con business unit liquide, perché faccio così? Perché tu magari hai la parte di marketing, usa una bull, cioè una business unit liquida sul marketing, usala per l'amministrazione, usala per il reparto ricerca e sviluppo, usala per la parte di vendita. Perché non puoi affidarti a interi reparti liquidi che non sono un costo aziendale, non devi assumere persone fisse a stipendio, pagargli i contributi, puoi accenderli e spegnerli, puoi ridurli quando vuoi. Questi sono vantaggi che ti servono non in generale se hai un'azienda, ma a colmare quel gap tra ho un piccolo business, ho una grande azienda, in mezzo c'ho un'azienda che scala con pochi costi fissi, più costi liquidi, ma in proporzione molto meno costo, molte meno spese, e soprattutto puoi accenderle, spegnerle e puoi essere più Quando vuoi. flessibile. Perché? Perché siamo in Italia e se oggi ti chiudono, domani chiudo il reparto, senza che va a casa nessuno, senza che nessuno ne soffre, perché è liquido, quindi è flessibile, lo puoi fare con l'amministrazione, lo puoi fare con gli aspetti finanziari, lo puoi fare col marketing, lo puoi fare con le vendite, lo puoi fare con il reparto ricerca e sviluppo. Chi di noi ha un reparto ricerca e sviluppo in azienda? No. Ti serve, ma non ce l'hai perché non c'hai neanche un reparto marketing strutturato, ci avrei due persone, so come di marketing. Ora, questo è per dirti, perché mi inalbero, no? Quando mi dici il mio business non può essere liquido, non è il tuo business che deve essere liquido, è la capoccia che deve diventare liquida. Scusa, te l'ho detto alla romana. Tra l'altro, Lorenzo, aggiungo questa cosa che mi trovi non d'accordissimo, ma di più, ma questo lo sapevamo già, cioè la bull è sicuramente più preparata e competente di quel dipendente che ti hai preso facendo i colloqui del tuo paese, da questo punto di vista, perché Uno, e trovi. due, la bull può cambiarlo, nel senso che se Certo, oggi la mi puoi chiedono anche una mandare via. domanda, è una cosa molto semplice, questo lo vedi su tanti livelli, nel senso oggi mi serve quello esperto di credito, domani mi serve quello esperto di bandi, dopodomani mi serve l'altra esperienza, ci sta, cioè è molto più fattibile, ma vale su qualsiasi tuo professione, pensa al tuo commerciale, c'è cioè un commercialista, quante specializzazioni ha la fiscalità italiana? Tu hai un pool di commercialisti con una bull,
un singolo commercialista, se c'hai il commercialista No, più. ma no, non è più sostenibile, ma anche con tutta la buona volontà, il miglior professionista del mondo, del settore del credito, non riesce ad essere aggiornato su 350 fronti, quindi deve essere totalmente verticale in un settore specializzato in quello. E te devi selezionare il miglior giocatore e creare la tua squadra in campo, come fanno gli allenatori di calcio. Io non sono un grande amante del calcio, come sai, gioco a tennis, quindi sport individuale, però nel calcio, negli sport di squadra, è l'allenatore che dice: ok, oggi ho bisogno di più attacco, metto tre attaccanti, nella difesa mi devo proteggere, ne metto quattro. Quindi nel business, nelle aziende deve essere così. Se invece impatti totalmente con i dipendenti, costi fissi, e pensi che loro ti facciano fare la differenza, o hai tutti numeri uno, e può succedere, non so in quante aziende, ma può succedere, oppure vai a comprarti numeri uno e li fai intervenire Quando nel servono. momento quando servono, e sicuramente saranno anche più motivati al risultato, perché se poi li confermi, sicuramente avranno maggiori risultati. Quindi questo è quindi il business liquido, la nazione liquida, quando si parla di questo, è proprio il cambio di mentalità, di adattamento, no? Come diceva Charles Darwin, non è la specie più forte quella che sopravviverà, ma è quella che reagisce meglio al cambiamento e riesce ad adattarsi. Graziana dice: ognuno con la propria specializzazione. Sì, la capacità del vero imprenditore è quella di saper selezionare, okay, il professionista che porta quella specializzazione come valore aggiunto, non come costo fisso. Ok, quindi ben vengano queste cose. Sicuramente la parte di pandemia, la parte di obbligo in smart working e quarantena ha accelerato tutti questi processi, e questo penso, da un certo punto di vista, che sia anche la fase positiva di questa straordinarietà, perché comunque dal punto di vista italiano credo che siamo un pochino indietro rispetto ad altre realtà. Ora, io non ho frequentato nel mio settore altri mercati, quindi li ho sempre percepiti di risonanza, ma sicuramente in Inghilterra, in America, in Francia, dal punto di vista della velocità e del digitale, se parliamo esempio di finanza tecnologica, di fintech, che in Italia sta ora iniziando a fare i primi passi. Noi abbiamo iniziato a erogare anche con dei player di finanza tecnologica, che in 72 ore abbiamo fatto avere 200-300 mila euro alle aziende. 72 ore, stiamo parlando di questi importi qui. Sicuramente in America, in Francia e in Inghilterra sono già avanti di 3-4 anni sotto questo punto di vista. Quindi a noi dovevamo, ci serviva la pandemia. Fabio, Allora, c'è continui. una bella osservazione di Fabio che dice: non è sempre così, a volte l'attacco è la miglior difesa. Vero, forse si riferisce al discorso del business cooperativo. Vorrei usare questa osservazione Sì? giusta di Fabio per specificare che business cooperativo non è giocare in difesa, cioè si può attaccare benissimo cooperando, ma è più una questione di intercettare domanda e offerta in maniera diciamo, a 360 gradi. Ti faccio questo esempio. La Apple, quando tirò fuori il primo smartphone, appunto l'iPhone, Steve Jobs lottò per avere le app prodotte solamente dalla Apple. Sarebbe morta quando poi Samsung ha creato Android. L'unica ragione per cui in realtà iPhone ha resistito sul mercato è proprio il fatto che, contrariamente a quella che è sempre stata la logica di Apple, tutti gli altri potevano creare le app. E l'app è il tipico bene complementare. Bene complementare è quello per cui all'aumentare di uno diciamo, aumenta l'altro e sono complementari. L'iPhone senza app non avrebbe senso. Le app senza Certo. iPhone non avrebbero senso senza smartphone. È un po' come il discorso per cui i panini non saranno mai nello stesso numero tra panini e Wurstel, perché devi sempre rimanere a corto di uno, di modo che compri l'altro. Ecco, lo stesso discorso, il business cooperativo lo devi pensare con quello che
quando parliamo di sviluppo tecnologico, Peter Thiel definisce il cambiamento da 0 a 1. Cioè il cambiamento da 1 a 10 è un cambiamento scalare, normale, cioè 1 poi cresce, cresce, cresce. Da 0 a 1 è una deflagrazione che magari nasce qua e invade altri mercati e li distrugge. Faccio un esempio banale che conosciamo tutti. Edison, quando ha creato la lampadina, non ha detto adesso faccio chiudere le cererie, però ha creato la lampadina e quella roba lì ha cambiato completamente interi mercati, cioè hanno chiuso le cererie, adesso vi faccio l'esempio delle cererie perché si comprende. Ecco, quello lì è la deflagrazione, quello lì è la forza di un cambiamento cooperativo, di un business cooperativo, con una piccola differenza, che oggi la tecnologia, come abbiamo detto, si sviluppa molto più velocemente, quindi per Edison ci sono voluti 100 anni. Oggi, se nasce l'equivalente della lampadina, che non sarà una lampadina ma sarà qualcosa che non ci viene in mente, boom, cioè deflagra e tu neanche te ne accorgi. Per quello devi essere cooperativo, aperto, pronto a cambiare, utilizzare le correlazioni, perché altrimenti sei finito. Morto, assolutamente. Creare ecosistemi, ragionare in un ecosistema, quello che devi capire è come funziona un ecosistema complesso, che è la società liquida. L'ecosistema complesso fa paura per un motivo, poi mi taccio, perché da dentro non te ne accorgi. L'ecosistema complesso, per esempio, è il corpo umano, no? La somma delle nostre singole cellule, nessuna delle nostre singole cellule ci assomiglia, tutte insieme creano noi. Noi. La società liquida non è l'insieme delle singole parti che la compongono, è qualcos'altro. E da essendo tu una delle singole parti che la compone, non ti rendi conto di che cosa stai componendo. E quello che fa paura è proprio questo, che la somma delle singole parti crea qualcosa di completamente diverso, che è completamente fuori dal tuo controllo. Cioè dove stiamo andando? Non ne abbiamo idea. È possibile anche prevederlo e fare delle previsioni ad anni. Ora le previsioni anche nel mondo bancario vengono fatte a 6 mesi. Cioè, quindi si sta il business plan, dici, mi fai un business plan a 3 anni? No, fammi un business plan a 6 mesi, fammi vedere come arrivi al 6° mese, poi se arrivi a questo stadio del 6° mese, ok, vuol dire che molto probabilmente riuscirai a fare anche i 6 mesi successivi su questo trend. Quindi è veramente difficile. E poi, dopo quello che è successo, quanti di noi pensavano che poteva succedere una pandemia o un evento straordinario? Praticamente nessuno. Cioè, io quando sentivo l'anno scorso, prima di marzo, parlare del coronavirus, vabbè, una fake news, ok, succederà in Cina perché loro hanno poca igiene, quindi... No, siamo stati travolti totalmente tutti e abbiamo dovuto adattare assolutamente i nostri business e i nostri comportamenti, ed oggi sono diventati abitudini questi comportamenti, questa la cosa. Graziana dice, cooperare ti aiuta ad uscire anche dai tuoi schemi e a volte ti aiuta anche ad aprire nuovi orizzonti magari non esplorati prima. Assolutamente. Assolutamente, poi, sì. Che poi, se vogliamo fare delle citazioni, Napoleon Hill, primo formatore di inizi del Novecento, diceva l'alleanza dei cervelli, il cooperare è proprio questa, l'alleanza dei cervelli, cioè il mettersi insieme a persone che ti possono aiutare a scambiare il punto di vista e il pensiero in modo che tu riesca ad avere una globalità di osservazione per arrivare ad un ragionamento completo. Questo è interessante. Allora, ci sono due concetti, no, della società liquida. Il primo è che oggi l'intelligenza è partecipata. Cioè, il genio oggi non è più il singolo che ha l'idea geniale, ma il test di mercato e tutti i consumatori potenziali che iniziano a utilizzare le cose anche in modo diverso. Airbnb è nata così. Airbnb nasceva per affittare materassini gonfiabili, Airbnb, e come posti letto improvvisati, low cost, ed è diventata quello che è diventata grazie al feedback dei consumatori che hanno detto guarda che più che questo fai quest'altro, cioè, e non erano consapevoli neanche loro, nel senso che loro poi hanno risposto utilizzando Airbnb come secondo loro era giusto. Questo è un lato. L'altro lato, pensa a tutte le tecnologie che oggi nascono senza più il libretto delle istruzioni, perché vengono costruite già come dovrebbero funzionare secondo il loro consumatore target. Ce ne accorgiamo ogni volta che scegli un'app, no? Tu ci giochi per pochi secondi, quella con cui ti trovi meglio. In quella con cui ti trovi meglio c'è uno studio sul buyer personas a partire dai gesture, cioè se fai così, se fai così, se fai così, che è stato fatto da un designer proprio a questo scopo. Questo è un punto. Sull'intelligenza che è oggi genio, è partecipato, corale,
Ma l'altra cosa interessante è la narrazione. Siccome non esiste più il tempo nella nazione liquida, non esiste più la verità nella nazione liquida, esiste la diffusione della notizia, non la sua veridicità. Chi sono i grandi narratori? Ecco, partiamo da qualcuno molto più bravo di noi. Homo Deus, anzi no, il libro ancora successivo di Harari, Le 21 sfide per il XXI secolo, no? Questo mondo, questa epoca ha bisogno di una narrazione. Chi sono i grandi narratori della nostra epoca? Prova a pensarci. Ti faccio un esempio. Chi è che è andato su Marte nell'ultimo decennio? No, con queste domande, Lorenzo, mi sta venendo la sindrome che avevo quando ero a scuola, che il professore stava per interrogare e mi è venuto il riflesso Imprenditore. incondizionato. No, e mi è venuto il riflesso incondizionato di andare a cercare i libri nella cartella, ma non avevo la cartella bassa, quindi Bravo. mi... Allora, i grandi narratori della nostra epoca sono gli imprenditori che stanno narrando e stanno orientando il nostro focus su cose, in realtà stanno orientando la domanda del mercato, il futuro, le prospettive. Guarda che è la prima volta nella storia in cui il narratore, l'imprenditore e il narratore coincidono. E è la prima volta in cui gli imperatori hanno sempre dettato la storia agli storici. L'imprenditore fa una cosa differente, l'imprenditore è cassa di risonanza di se stesso, perché oggi nella società liquida puoi essere broadcast di te stesso. E se Musk non ci stesse raccontando la conquista su Marte, noi in realtà non staremmo finanziando un'azienda che sta facendo quello, non esisterebbe Tesla, non esisterebbero tutta una serie di cose che in realtà diamo per assodato ma non esistono. Cioè Musk ci racconta della sconfitta del motore a scoppio che non è mai avvenuta perché le nostre auto sono ancora a benzina e a diesel, ma avverrà se e solo se il grande narratore, in questo caso Musk, ma in ogni caso l'imprenditore, saprà narrarla. Noi che narriamo come si evolverà tu il credito, io il business liquido, quell'altro l'intelligenza artificiale applicata a chissà che cosa. Queste narrazioni creano la realtà perché la realtà non è più verifica delle fonti, non è più vero o falso. Pensa al vaccino, se si diffonderà o meno. Cioè, la narrazione sul vaccino è verità molto più dei dati scientifici oggi. Non che sia giusto, non che sia vero, non che sia medicalmente Certo, corretto. sì. Ma l'impatto che ha è narrazione. Quello la Sai che parte da di come l'ho detto sembrava una cosa positiva? Non è positiva, eh. È una distopia. Però è una distopia. Se ti prendi la responsabilità, va bene. Cioè, devi prenderla. Dovremmo vedere tutti il film Idiocracy. Guarda che è geniale. Perché è il film più interessante dal punto di vista. Anticipa peraltro una grande verità, cioè che stiamo diventando più stupidi. La curva si è invertita. Le nuove generazioni sono più stupide di quelle precedenti. Più perché è una questione in realtà legata moltissimo alla società liquida. L'ho detto prima, la UX, cioè al fatto che le cose funzionano così come. Cioè è tutto più facile. È più facile la lettura, ci sono meno parole, le parole assomigliano di più a quello che vogliono dire, meno latinismi, non usiamo più il libretto delle istruzioni, cioè è tutto più semplice, più facile, più accessibile, pensiamo meno, leggiamo meno, guardiamo di più, la comunicazione è sempre più ridotta, è sempre più costruita in pillole e questo da un lato è positivo perché ti permette di fare le cose più velocemente, devi studiarle meno, è più accessibile, dall'altro utilizzi meno la testa. La testa. Vedo Fabio chiede, Giordano gentilmente si può rivedere il video? Sì, assolutamente sì, rimane sulla mia pagina, quindi Giordano Guerrieri Mediatore Creditizio verrà caricato sul canale di Giordano Guerrieri YouTube, quindi lo troverai, la potrai condividere, vedere quando vuoi, come vuoi, quindi assolutamente sì. Tra l'altro Fabio confermava quello che avevi detto te in passato sulla teoria, è vero Lorenzo, intendevo proprio quello con i 3 punti. I 3 punti, giocare in difesa significa retrocedere. La metafora del calcio calza a pennello con la velocità della tecnologia. E tu, sua, leone, o... Ah, e tu puoi Che tu essere sia leone. Leone o Gazzella, Ah, che tu probabilmente. sia leone. Ok. Quindi, ridendo e scherzando, siamo arrivati a 55 minuti di diretta, Lorenzo. Quindi, quando ci siamo parlati all'inizio, co cosa diciamo, cosa, come... Cerchiamo di portare valore ai nostri
nostri, ma possiamo chiamarli telespettatori? No, social spettatori, followers, Come si vuoi? No, dice. followers, no, dai, i tuoi No, follower. no, sono, per me fare le dirette è un modo, l'ho già detto una volta e lo ripeto, sono un egoista quando faccio le dirette con gli ospiti perché io in quel momento sto apprendendo e imparando dall'ospite che è con me, che condivide questo momento, e quindi cerco sempre di apprendere informazioni e punti di vista, che si rifà un po' a tutti i concetti che noi abbiamo esposto stasera, no? Quindi la cooperazione, la capacità di essere liquido ma barra flessibile a tutto ciò che sta succedendo, sia dal punto di vista del credito bancario, dal punto di vista del credito tecnologico, perché ancora si pensa che il credito e i finanziamenti lo facciano le banche. No, non ci sono solo le banche, c'è la finanza tecnologica, c'è il crowdfunding, il peer-to-peer, l'instant lending, e tantissime altre forme. Quindi tutto ciò che vale oggi è quello di avere la capacità di adattamento e voler anche delegare determinate operazioni a basso valore aggiunto, come diceva Lorenzo, quelle che ti portano solamente via tempo, ma alla fine della fiera non ti fanno fare un risultato. Quindi, se avete delle domande, ovviamente vengano. Se non avete delle domande, vado in chiusura dicendo che il 31 di marzo c'è il codice del credito, l'evento che rivelerà un po' tutto quello che succederà nei prossimi anni nel mondo del credito, della liquidità, degli investimenti bancari. Avrete una sorpresa che è il libro a casa per chi interviene. Ciao Graziana, è sempre un piacere Grazie a te, Graziana, vederti con grazie piacere. Fabio. Ciao Luca, Quindi e tanta gente. noi cerchiamo di darvi tanto valore informativo, ovviamente poi la differenza la fa chi ascolta queste informazioni e le mette in pratica. Noi facciamo questo. Lorenzo da molto prima di me scrive, ormai non so quanti libri hai scritto Lorenzo, più di 10, credo. 14. 14, quindi Sì, ma sei. qualcuno ha fatto male, quindi vado da metropolitana. Ok. Però 14, quindi diciamo che sei quasi maggiorenne da questo punto di vista. Sicuramente Lorenzo ne scriverà molti altri perché ha anche una capacità di scrittura abbastanza diretta e intuitiva. Quindi avremo ulteriore il piacere di leggerlo. Quindi 31 di marzo, il codice del credito Virtual Event, io e Gianluca Massini Rosati, vi aspettiamo, il link lo trovate nei commenti, avrete il libro a casa, ovviamente prendete anche La Nazione Liquida, il libro di Lorenzo che riassume un po' tutti i concetti che Lorenzo ha. Ce l'hai Lorenzo, farlo vedere, casualmente là, eccolo qua, La Qua. Nazione Liquida. Che tutti i concetti che Lorenzo ha esposto stasera, e quindi Lorenzo, io direi che possiamo lasciarci con spero di vederti presto e di giocare a tennis con te. Ormai ti Mi sto allenando. stai allenando, ma io solo per condividere il campo con te sarei contento, mi farebbe molto piacere. Ragazzi, buona serata a tutti, alla prossima, ci vediamo giovedì alle 18:30 con Francesco Enrico, consulente commercialista del gruppo Soluzione Tasse, e parleremo di crediti fiscali, agevolazioni e legge di bilancio 2021. Quindi andiamo sul tecnico. E ovviamente, come dice Lorenzo, abbiamo preso uno specialista in quello. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.